un'altra cazzata di una cazzata di Valverde. Ma poi la domanda è, dopo fare tutto questo speech, la domanda è: tu puoi considerare come una squadra come il Real che butta sempre la coppa e dice la coppa non la voglio, e come questa stagione con Cristiano Ronaldo che praticamente è stato in vacanza in Marocco durante 4-5 mesi, adesso è tornato a giocare un po', tu come la vedi che noi siamo obbligati a vincerlo tutto, invece il Madrid ci porta la gloria, perché è evidente che ci porterà la gloria. Tu come la vedi questo, Albert? Questo di che noi andiamo a tutto, credo che Madrid anche vuole vincere le tre competizioni, ma io credo che il Barça sta in un momento adesso che alla fine il rispetto è quello che i tifosi vogliono, non è la Coppa, perché la Coppa forse 20 anni fa, quando era tanto difficile vincere la Coppa d'Europa, che soltanto giocava una squadra, o 30 anni fa, la Coppa alla fine era una competizione che se lo vince è importante, perché la Liga anche c'era molta più difficoltà con squadre come l'Atletico, il Real, Valencia, ma adesso la Coppa tutti sappiamo che è una competizione da secondo, che alla fine la Coppa tu puoi arrivare alla finale giocando con Denis Suarez, con Vermaelen e con Digne, quello il Barça li può fare, quindi. Ma credo che alla fine il problema, sì, come hai detto, è fisico, ma anche ci sono gli altri elementi, perché si fuori solo fisico, soltanto fisico, alla fine la squadra, io credo che tatticamente almeno avremmo fatto qualcuna modifica, avremmo arrivato un po' più all'area, esatto. Ma il disastro è tanto grande, il ridicolo è tan grande, che non è un problema soltanto fisico, è un problema fisico enorme, mentale. È un problema fisico enorme, credo io, ma è un problema anche di personalità da molti giocatori, un problema di tattica, quindi è un problema da tutto, per questo si arriva a un ridicolo, se no, se forerebbe solo fisico, almeno la squadra perde un 1-0, 2-1, non lo so, alla fine della partita, forse gli ultimi 30 minuti i giocatori non ci sono per la fisica. Ma dall'inizio in Roma, dall'inizio in Torino, dall'inizio in Parigi la squadra ha giocato malissimo, quindi non è solo fisico, è fisico sì, ma non è solo fisico. E sì, fisicamente c'è il problema, perché tu non puoi andare a fare giocare tutti i giocatori, tutte le partite, tu hai giocatori da secondo livello, ma che sempre dico lo stesso, ma il Malaga nel Camp Nou, il Malaga, il Levante, la Spagna, tu devi giocare con Paco, devi giocare con Dennis, devi giocare con Digne, devi giocare con Vermaelen, se andiamo a fare giocare tutti la competizione, questa è una cosa basica, credo io, tu non puoi far giocare tutti tre giorni, ogni tre giorni, ma credo che questo, non lo so, che non è soltanto fisico, perché se no il ridicolo non è soltanto fisico. Allora, ok. Allora io, prima di dare la parola a Fabio, vorrei leggere, perché stasera potete immaginare, ci abbiamo degli ascolti incredibili e ci abbiamo molta gente che ci scrive, quindi dobbiamo per rispetto leggerli. Allora, Patrizia Forti, che è una socia della Peña di Roma, di Buenos Aires, di Buenos Argentina. Aires. Hola, Patrizia. Che non vive in Italia, non vive a Buenos Aires. Ieri era. Buenas noches, Patrizia. Alla Spezia vive. Esattamente, e era l'altra sera era con noi sugli spalti dell'Olimpico. Il cartellone di Valeria, che non gli hanno lasciato entrare perché dicevano che era infiammabile, che però nella curva sud si potevano entrare i fuochi di artificio. Ditemi se questo è normale. No, ma questa è l'Italia. Insomma, funziona così, e purtroppo. Milena Schiaviroverio, che dice, praticamente riferito ad Albert, grazie a qualcuno che la pensa come me su Valverde. Michele, che dice manca la Masia, e poi su WhatsApp sempre Giovanni Meleri, che dice che la Roma ci ha fatto il torello, non arrivavamo mai sulla palla, sempre in ritardo, Valverde non ha mai ritoccato i movimenti della gara in corso, e il rimprovero che fa la società è di non aver affrontato col dovuto anticipo il rinnovo di un TD. Io invece me la prendo con un TD, perché dico, un caro un TD, tu non hai fatto niente fino adesso, hai giocato bene 6 mesi e vuoi il rinnovo del contratto più alto di quello. Per me un TD si può anche accomodare alla porta, può andare anche andare al carré,
perché non ci servono giocatori come un TT. Sì, però prima che porti 60 milioni, eh? Sì. Per carità, viene con 60 milioni, poi può andare da Mourinho, può andare dal Pepe, dove gli pare, ma un giocatore che non ha dimostrato nulla. Non può rompere lo scocco. Voglio ricordare la frase di Johan: chi non è con la testa al 100% per giocare nel Barcellona, che vada via. E appunto, se ne può anche andare. Questo l'ha detto il profeta. E basta. Se ne può anche andare. Per me, se ne può anche andare un TD. Ha perso completamente tutta la mia fiducia. Ma è una cosa mia personale, sia chiaro. Spero di che mi sbaglio Semedo bisogna capire se è da Barça o non da Barça, questo non lo so, bisognerà aspettare. Però Semedo non è molto giovane, ha chiesto il rinnovo del contratto perché ha giocato bene 6 mesi. Alessandro Ottaviano ci scrive: se tira i commenti e gli audio questa sera fanno venire ancora la più voglia di seguire il Barça in trasferta. Next stop font della delle Scanaletas. Va bene, allora Fabio, tu hai visto la partita dalla televisione, quindi in parte l'hai vista meglio di noi sicuramente. Non si vede niente, e sicuramente avrai anche pensato altro da quello che abbiamo vissuto noi. Che idea ti sei fatto su questo blackout e queste eliminazioni dal quarto di finale? Per niente sorpreso. Ti spiego il perché, Max. Ti spiego il perché. Io penso, voglio analizzare le cose in maniera però differente, sì, perché si analizza in un fracasso come quello di Roma, si analizza la parte tattica, certo, quindi l'allenatore, la parte tecnica e quindi la rosa, e la parte di chi mette a disposizione dell'allenatore i giocatori, quindi la società. Allora, partiamo dall'analisi tattica. L'analisi tattica di Valverde è disastrosa. Come si può giocare con la stessa formazione dell'andata quando hai visto che la Roma ti ha messo in difficoltà al Camp Nou e che non avresti fatto i gol se non ce la sarebbero fatti da soli? Perché mai in tutta la stagione ha messo Semedo terzino e Sergio Roberto davanti, l'ha fatto con la Roma, esperimento disastroso, la settimana dopo l'ha rifatto ugualmente. Io non riesco a capire come sia possibile. Ha giocato tutto l'anno con il 4-4-2, con Paolo, un centrocampo forte fisicamente, con Paulinho, e nella partita che conta più di tutti nell'anno Paulinho non lo fa giocare né all'andata né al ritorno. Nonostante questo, per me Paulinho non è un giocatore da Barcellona, per come vedo io lo stile del Barcellona, ma questo è un altro discorso. Paulinho il suo l'ha fatto, e anche decentemente, quindi questa però è una mia idea sul discorso dello stile del Barcellona, come si gioca a calcio a Barcellona. Però vabbè, Fabio, si meritava la titolarità. No, fatemi finire, ragazzi, perché voglio analizzare una cosa molto semplice, se no poi mi perdo nei discorsi. E questo poi sul discorso dei cambi in corso è veramente incredibile come non si può vedere. Pronto? È caduto? Fabio? Caduto. Ma, vabbè. Caduto. Pronto? Fabio? Albert, tu ci sei? Sì, io sì. Giussi pure, quindi lo richiamiamo Fabio. Lo chiamiamo Fabio. Vediamo, purtroppo in diretta si sono le cose della diretta. Questa sera, scusate, eccoci, ecco Fabio, è caduta la linea. Eri rimasto ai cambi di Valverde, che non ha fatto. Pronto? Senti, ma adesso sì, ai cambi di Valverde, che non ha fatto. Il primo tempo, non superi la metà campo, anche un bambino di 5 anni sa che tu devi cambiare qualcosa. Allora, però, cambiare qualcosa cosa vuol dire? L'unico cambio decente che hai in panchina è quello che ha pagato 140 milioni, Dembélé. Perché, parliamoci chiaro, la verità è che non è una rosa all'altezza per vincere la Champions League. Questo è il punto forte della società. Allora, l'incompetenza calcistica di questa giunta. Perché? E non sto criticando l'operato, perché Bartomeu è un grandissimo dirigente a livello finanziario, ma bisogna anche saperne di calcio. Per fare il presidente di calcio bisogna che tutti metti a disposizione dei direttori sportivi che ne sappiano di calcio, e Robert è stato disastroso in tutti questi anni, e Braida ci sta rubando lo stipendio da anni. Questa è palese agli occhi di tutti e innegabile
che siamo passati da Xavi ad Andre Gomes, siamo passati da Iniesta, perché lo considero un ex giocatore ormai da un anno, a Paulinho, siamo passati da Dani Alves a Semedo, siamo passati da Pedro Rodriguez a Paco Alcacer, siamo passati da Puyol a Vermaelen, siamo passati da questi dando via Neymar e vendendolo a 222 milioni, meno quando, male, dire, meno male, ok, meno male. PSG, meno male. Nessuno ti dice di non andare al PSG, meno male te vai a fuori dal Barça, meno male che ne vai dal Barcellona, però ora aspetti un attimo perché devo andare a cercare con sostituti. È incompetenza a come livelli aspetti cronici. Un attimo, c'è una clausola, oh! Cioè, no, aspetta, funziona solo in Spagna, purtroppo, Esattamente. No, Marcia, aspetta, capiscimi cosa voglio dirti. Non ti ho detto che devi, però, siccome te ne vai al PSG, sì. Io prima acquisto e sì. poi ti do l'ufficialità. Che te ma ne quale ufficialità, perché, Fabio? Ma che stai a dire? Ma che stai dicendo? Ma che stai dicendo? Prima di parlare, però, le cose salli, così si dice a Roma, Perché, se, ascolta, perché guarda, allora non è. No. Guarda, io ma ringrazio. Io ringrazio un giorno e è voluto andare. Sì, via, signor. O si sapeva da un mese e mezzo che ne mando. Guarda che si sapeva prima, ma se tu ti mettevi a trattare, col cavolo prendevi 220 milioni, ne piavi 100. Ne piavi 100 col PSG. Ma il problema è la legislazione in Spagna sulla clausola. Allora la critica falla nei confronti della dirigenza che non ha aumentato le clausole rescissorie. Come ha fatto Florentino? Perché Florentino ha fatto bene. Perché Florentino ha fatto bene. Perché pensa che Isco. E allora lo vedi che c'ho ragione io e c'hai torto te. Lo vedi che c'ho ragione io e c'hai torto te. Ma possibile tu te fai ogni volta? Ma è possibile tu te fai i laziali? Ma è possibile tu te voi volete se siccome siete cornuti vi dovete tagliare i coglioni. Ma io dico tu te fai come i laziali che ogni volta che perdete, che perdiamo, dovete criticare qualcuno. No, ma non sì, perché è così. C'è da dire che questi non sanno di calcio, Max. Ma chi è che non sa di calcio? Non sanno niente di calcio. Allora se non sa di calcio, io ti ricordo che tu non puoi fare nulla perché non sei socio, possiamo fare cose solo io e Joaquin, visto che possiamo votare, visto che rompete tanto, che criticate, state tutto il giorno a criticare. State tutto il giorno a criticare questa società. State tutto il giorno a criticare. Fatevi un esame di coscienza. Siete peggio dei laziali. Siete peggio dei laziali. Voi sperate che andiamo, che perdiamo tutto pur di rompere le palle alla società. Siete peggio dei laziali. La maglia si ama, la squadra si ama, non si discute. Okay. Questa è la verità. In questo momento le palle si tirano fuori in questo momento, non se spara a zero. Non se spara a zero. Non sto sparando a zero, non mi sembra che stavo sparando a zero. Ma te stai a inventare le cose che riguardano le clausole rescissorie. Cioè, noi la nostra salvezza è stata mandar via nei mar. A livelli nemmeno io penso nemmeno l'Atletico Madrid ha una panchina peggiore di quella del Barcellona. Ma per favore, è possibile? Ma che cosa volete? Io voglio sapere qual è l'intento: distruggere il Barça, distruggere il barcellonismo. No. Questo volete? Guardate, dovete passare sul cadavere di 140 soci. Sul cadavere di 140 soci, 40.000 soci. Ma uno può dire la sua. Sì, la puoi dire, ma stai di le stronzate e quindi io ti interrompo. Stai dicendo le cazzate e quindi io ti interrompo. No, però. Sì. Perché io voglio parlare tranquillamente e io vengo. Ho capito. Ma perché? Scusami, ma questa che è la RAI che tu paghi? Ma questa che è la RAI che tu paghi per parlare? Ma questa che è la RAI che paghi le tasse per parlare? Fammi capire. Io ti interrompo e ti chiudo quando voglio. Chiaro? Allora, se io non la penso come voi... No, non è la pensi come voi. Tu stai buttando merda sul club e sulla squadra. No. Io sto buttando... Non in questo momento. Siete peggio dei laziali. Vatti a vedere i posti dei laziali. Già stanno a romper cavolo all'Otito che hanno perso stasera. Siete peggio dei laziali. Uscite fuori solo tifosi occasionali che uscite solo fuori quando si perde. Fate pietà.
pietà, tutti i laportisti, i laportisti, fate pietà, pietà, siete peggio dei laziali, siete. Ah. Io sarei un tifoso occasionale, Max. Io non te lo sto dicendo a te, in questo momento lo stai facendo.